È fatto tardi, va. Non mi piaceva, mi fa di nulla. Mi fa di nulla perché... Vaffanculo. Il caffè è buon gusto. Nicchino va via, dai. Non me l'appoggiare l'uccello sulla gamba, diciamo sulla coglione. La macchina la buttava via. Ma chi ora io non ce la fo più. Così che. Guarda, sono su tra ieri e tre che è bella la settimana. Ma mi dici che cazzo vogli? Che vanno avanti di lì per piacere, ma rompe le palle. Anche se ti ho detto, non lo fare entrare il cane, che poi da tre alla papera succede un casino. La sega. Oi. E sono stato all'ospedale e tutto ho perso, tutta una mattinata all'ospedale e nulla, per me fa, è chiaro, mia per me. A me quello che mi fa schiantare. Quello che mi fa incazzare. Perché gli è 12 anni quannanzi questa storia, è 12 anni, io non ce la fo più. Io ho 10 giorni, e figlio, perché tu non fai il collo, ma lo figlio fai il collo, non sarebbe il primo, capito, perché e c'è un sindaco e vari assessori a Sesto che se ne rammentano di calci nel culo che hanno preso a me, capito? Ecco, senza stare a fare tanti nomi né cognomi, capito? Io non ce la so più, cioè stamani mattina è andata così la faccenda. Vai a cuccia o via! La faccenda è andata così. C'avevo da fare degli esami che mi babbo che chiaramente non potevo portare con me perché mi sono su una gamba. Senti, non ti fo nomi perché vedo che ti ha attaccato la telecamera, non voglio cazzi. Allora, il discorso è qui, arrivo all'ospedale e chiedo all'usciere e mi mandano un posto, bene, perfetto. Arrivo lì, ci c'è da prendere il numerino, bene, perfetto. Prendi il numerino, c'è tre cose e non c'è chiaramente la denominazione di quello che dovevo fare io. C'era quello lì, chiaramente stavo lavorando, io voglio guardare, abbia pazienza, che numerino devo pigliare perché io devo fare questa cosa qui, ma qui non è segnata, e cioè non vedo ciò da fare, e lo vedo, gli ho fatto una domanda perché io devo fare queste cose, qui c'è tre pulsanti con scritto tutt'altre cose, la mi dica lei il numerino devo pigliare, c'era ne piglia uno così dopo, quando è l'aria che si guarda. Allora che cazzo c'entra la macchinetta con tutti e tre bottoni con scritto tutto per benino e chiesonare A numero B numero C numero D numero che vuol dire? Questi sono soldi buttati via allora, se io devo fare, cioè arrivo sempre allo stesso sportello, se ora che gli dico mi fanno il lavoro che devono fare, è già una presa di culo, punto primo. Poi non ne posso più della gente che tratta male. E senta, ascoltami. Questi luminari mi hanno ben rotto i coglioni. Che sembrano fissacchie, capito? Che sono abituati che quando entrano nelle corsie c'è tutti che si inchinano, che li baciano le mani, li leccano le palle. A me questi lavori mi fanno schifo. Stamattina, due o tre anni fa, con un luminare che non faccio il nome, e mi sembrava di essere a vedere il padrino, qualche seconda, e gli entra tipo, oh, questa maniera. A me quei lavori mi fanno schifo. Un braperonzo lo dirà un cazzo un barattolo, mi dà chi e voleva fare il grosso, gli si detto ma che maestro bene, ma io ti levo dal mondo in un minuto. Questi stronzi. Ma la mattina dopo un'ora e mezzo che ero lì a aspettare, c'era uno in divisa da infermiere, non lo so, con un foglio in mano,
ti aggirava tutta la mattina con questo foglio in mano, su e giù, su e giù, su e giù. Poi sono arrivato lì, dopo due ore di fila, boccole e bestemmie, dice no, qui non può fare nulla, bisogna lavare dall'altra parte. E lo butto tutti nella strada lì. No, no, ascoltami, guarda Andrea, è un discorso abbastanza semplice. Io, mio papà, gli ha fatto l'infermiere tutta la vita. Schiedi queste cose, le so, però e so, a me non mi viene a dire nulla di che fanno il pronto soccorso negli ospedali, nelle cose di che di là. Io ti dico, se tu vuoi te la racconto senza fare nomi, quando mi sposai con la mia moglie venne a stare a casa mia. Chiaramente quindi lei non aveva più il dottore dove l'abitava lei. Cosa vuoi? Non ti palla, vai a farti beccare un po' dalla Amelia, vai. La mia moglie non aveva dottore, per l'appunto gli era luglio. Il passaggio da un dottore a un altro, a quei tempi gli erano altre, c'erano altre procedure, la rimase una quindicina, 20 giorni senza dottore, no? Che successe? Successe che per l'appunto, in periodo non è molto nulla, Susanna, sempre stata in una lasca, qui punto, c'è tutto, gli viene un ascesso qui, sulla lingua, una ferita, e gli gonfiò qui tutto il collo, la ghiandole, no? Gli faceva male, che dice il dottore non c'è, che il dottore non c'è, si dice, buono, c'è il babbo, lavora in pronto soccorso, e se hai il pronto soccorso. Chiaramente quando andai al pronto soccorso il mio babbo non era di turno, gli era a caccia, io non gli avevo mai detto nulla a mio babbo, perché a me tutto questo discorso, vengo lì, tu, ma a me mi danno noia queste cose, no, se una cosa deve funzionare per tutti, no, perché uno c'ha il babbo che ci lavora dentro. Arrivo lì con la mia moglie e c'era due infermieri che io conoscevo, loro però non mi riconobbero, entro dentro la mia moglie e gli foglio, non c'era nessuno, è tutto aperto. Io voglio scusate, guardate, abbia pazienza, c'è una mia moglie che c'ha questo fatto qui, questo mi guarda da sedere sulla cosa e fa, bisogna guardare il suo dottore, sì, guardi, il problema è proprio questo, siccome il mio babbo e la mia moglie ci siamo sposati da poco, siamo tornati dal viaggio di nozze e la non c'è il dottore, fino a fra 15, entro 15 giorni ce lo danno, la lo sceglie e la va, dice ho capito, cioè comunque dice di un pronto soccorso, qui non può fare nulla. Schia gli disse, ma me lo disse male però, cioè non è che me lo dicesse, capito, me lo disse male, schia fa, dico guarda, capito, ma tu vedi, cioè qui lascia un bozzo e Dio buono, lascia una ferita nella lingua qui in fondo. Si può parlare con il dottore per sapere che gli è, ma a me basta che faccia una ricetta per l'antibiotico, poi dopo con calma si andrà appena gli assegneranno il dottore. Insomma arriva e mi fa, ma questo è un pronto soccorso, un po' mi ha venuto, a un certo punto gli fa, vabbè via, e vorrei dire che vo via, e ritornerò domattina di quando c'è mio papà, perché che questo attimo di ghiaccio. E fa, dice, chi gli è tuo papà? Mio papà gli è chiari, Edo. Diventò da cattivo, arrogante, diventò un lombrico, mi fa, ma come? Ma perché non tu me l'ha detto subito? Ma perché lì? Ma perché là? Dopo 3 secondi c'era due dottori, li riguardarono, la mia moglie la cosa, gli dettando pasticchini, gli disse, guarda che sei ora lei appena la figlia fa questa serie di antibiotici. Poi dopo appena gli ha, se gli è passato bene, se no quando la figlia c'è cioè il suo dottore. E venni via e gli dissi, ma questo mi veniva dietro perché gli insisteva per dirmi, no, dice, ma guarda, ma qui là, ma non gliene direi tu, ma io dico, non gli dico nulla a mio papà, ma figurati, non ti avevo detto nemmeno che di chi ero figliolo io, sì che guarda che se gli dico, che cosa, però gli dici, e tu sei un pezzo di merda, lascia me, dice, ma come, ma però, ma tu sei un pezzo di merda, perché se veniva qui un disperato che non aveva, che non c'era sua palla a lavorare lì, che tu lo mandavi via, capisci, te lo mandavi via. A me quando mi vengono a dire che bisogna esserci dentro, io ci sono stato dentro 30 anni, perché mio babbo gli è andato in pensione con 40 anni di lavoro, va bene, e ha fatto 7 anni fa gli minori, va bene, 3 anni di boscaiolo e poi gli ha fatto 30 anni di fare operatorio, pronto soccorso e così via, un infermiere diplomato. Che guarda se quando chiacchiero con il suo di causa. Diamo che sono. Cioè, sì, va bene, certo, ci sono anche persone per bene, ma c'è anche tanti pezzi di merda a giro.